Allora, sta lezione so che vi fa vedere la parte finale di Calc. Per chi non c'era, è l'equivalente di Office Excel. Poi Alessandro invece vi farà vedere Impress, che quello è l'equivalente di PowerPoint. Avete mai usato PowerPoint? Sì. E a che serve? Diciamo per disegnare per disegnare? No, PowerPoint è un programma di presentazione, diciamo. Ah, presentazione. PowerPoint. Quello è Paint. Io ho capito Paint, no, no. PowerPoint. Ah, io ho capito Paint. Le presentazioni. No. Ok, per le presentazioni, va bene. È un programma che fa le presentazioni allo stesso modo. Allora, il primo scoglio di questa lezione fa parte di Linux. Non c'è vedere Linux? Sì. Ma viene Windows subito. Infatti, viene Windows subito. Non c'è. Non subito, riprovate. È il primo scuola. Io ho già la scuola. Pure io. Alla Taina Sara, come vedete, si chiama la scuola veloce. Quindi c'è scritto Google. Dobbiamo richiudere allora? Sì, riavviate. Windows. Ma questo ci mette mezz'ora. Quando vi si riavvia, vi viene una scritta a caratteri. Sì, dove vedete il sistema operativo che volete far partire. Con le frecce selezionate quello che volete. Forza, ci viene, politica 2008. Sì, senza selezionare tutto. È una difficoltà un po' più. Ma a me all'inizio proprio mi dava. Sì. Mi dava tipo una specie di sfondo nero. Però lì non c'è scritto, c'è scritto ovunque. Però non è un bel punto. Anche lui è un punto. Primo punto. Primo, ok, grazie. No, perché erano già aperti noi. Mi si era facilitato la prima volta. No, vai, sono tornato io. Allora guardate, appena vi compare con la freccetta, occhio, la freccetta, la seconda opzione, quella sotto, con le freccette dove andate, questa. Ah, che era, ho capito. Vai, dai, io. La seconda? Sì. Allora, sul nostro sito potete vedere le foto della prima lezione. Se vi piacciono, le lasciamo. Se non vi piacciono, mi lasciamo. Ok, se vogliono lasciare il caso sopra, le vedete il caso. No, è che le passo. Certo, ah, sì, piace. Non mi piace. Ok, questi siete voi, poi li rifacciamo anche stavolta. Hai visto? Ora qui la risoluzione è molto bassa, quindi lo vedete piccolino, ma uno schermo normale è grosso. Abbiamo online le registrazioni di tutta la prima lezione, quindi anche chi non c'era a casa può, chi non c'era, ascoltatemi, a casa può passare ore e ore a guardare le lezioni di tutti i pezzi. Ah, dove va lì a casa? Sì, sì, no, nel senso, era per te, capito, perché è un pochino lo schermo un po' più... Per arrivarci è facile, basta sul nostro sito andate e l'articolo che riguarda il vostro spazio. Allora non vedo andare. No, e c'è scritto già il vostro lavoro, ecco. Se non ti ricarica è un po'... No, se è soltanto la scheda di però lo vedi un po' peggio rispetto agli altri. Ah, beh, allora ci vediamo. Ma voilà. E quindi niente, cliccate qua e vedete le foto e il video. Fra l'altro, se andate ai nostri corsi vecchi, noi facciamo tantissimi, da una certa, e poi c'è il video di tutti i corsi, quelli che facciamo. Anche per esempio chi è appassionato di PC, ce li facciamo sulla sicurezza, sulla share, su cose più specifiche, o se no sui corsi web, eccetera. Quindi ora partono loro, vi volevo dire un'ultima cosa, siccome alcuni di voi non avevano l'email, gli ultimi 10 minuti vi facciamo vedere come si fa un'email. Ok, come si fa ad avere un'email? Tra l'altro di questa cosa si prenderà una piena responsabilità i vostri docenti e noi ce ne laviamo le mani, infatti facciamo un'email così infatti. E vi dico dell'email perché per esempio se con l'email vi iscrivete al nostro gruppo Google, te avevi l'email? Ti sei iscritto al nostro gruppo? Male, non hai giustificazione. Allora, se vi iscrivete al nostro gruppo vi arrivano tutti i messaggi per esempio di quello che facciamo, se no potete anche mandare voi messaggi se avete dubbi su cose che si fanno a lezione o dubbi su qualunque cosa riguarda Linux o il software libero, si risponde eccetera. Non vi preoccupate, non arriva spam perché è moderato come lista, quindi i messaggi che non devono passare vengono tagliati.
E alla fine 10 minuti vi facciamo vedere come si fa a fare il video. Però non vuoi più levarti un po' sto maniera di siamo capelli.